Hai fatto bene il tendone? Signor no. Che c'è da fare? Quello che fanno uscire nei ministeri, niente. L'importante è di non far entrare mai nessuno al commissario senza prima denunciare e rispondere ai comandi ogni volta che ti chiama. Vede, brigadiere, siccome sono di fresca nomina, è il primo giorno di servizio. Mamma mia. Com'è il commissario, buono? È buono, dipende da come ha dormito. Se ha dormito bene ci si può ragionare, è tanto una brava persona, veramente. Ah, ecco. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Sembra tranquillo, sa? Ha dormito bene, meno male. Di sabato! Ha dormito male. Vieni, ti presento, vieni. Avanti! Hai chiamato? No. Strano, eppure avevo sentito. E allora se hai sentito che cosa me lo domandi a fare? Qui ci perdiamo in chiacchiere, perdiamo tempo, mentre i ladri rubano le automobili come se fossero bruscolini. È crudescenza, c'è. Chi è? Chi è? Chi è questo? È la gente pappalardo, di fresca nomina. Ah sì, cosa hai detto? È crudescenza. Ma che c'è l'asma? Che c'è? È cacaglio, dottore. E me lo mandano qui, la gente cacaglio. E non ci deve essere questa recrudescenza! Capito? Signor sì! Oh, sa. Oh, ma che c'è una aspirapolvere in bocca, no, questo? Ma parla con l'isucchio, accorto? E non deve risucchiare, non risucchiare! Bisogna sorvegliare, vigilare! Soprattutto le automobili! Una parola, dottore, se invece di lasciarle in strada le mettessero in garage... Non parlare, per carità! E nessuno le ruberebbe, e invece vogliono risparmiare, sono pitocchiosi e vogliono tenere le macchine. Come sono pitocchiosi! Come pitocchiosi? Pitocchioso sarai tu, capito? Sarai tu pitocchioso! Io la macchina la lascio per la strada perché il garage da casa mia è lontano! Stai zitto, falla, per carità, stai zitto! Ma no, non dicevo a lei, dottore, a lei chi si permetterebbe di rubare la macchina? Ma l'hanno rubata! Me l'hanno rubata la macchina! Pure il pinocchietto dietro! Anche il pinocchietto dietro! Che peccato! Esico che me la ritroviate subito! Integra! Senza neanche un graffio, vergingi! Provvederemo, provvederemo! Telefono subito! Ai vigili urbani! Sì! Ai commissariati! Ai pompieri! Alla stradale! Bloccate le strade, le autostrade, i confini, le frontiere, tutti!